Alberta e lo specchio. Il vecchio è un uomo che ha mangiato e guarda gli altri pranzare. Balzac. Prime ore del mattino. Sono anni che mi sveglio presto. Il sonno dura poche ore, è profondo, ma poi i miei occhi si spalancano ed inizia la giornata. Mi guardo allo specchio, sono io, Alberta. Ho compiuto 72 anni il 2 giugno di quest'anno. Sorrido mentre accolgo una lacrima tra le labbra rosate. È salata. Vedo chiaramente le rughe del tempo che è stato, cicatrici dolcissime ed invadenti. Non perdonano e non nascondono. Sono tutte lì a ricordarmi il passare di una vita, la mia. Un tempo lungo di cui sono grata, un po' come quel vecchio di cui parla Balzac, a cui, avendo già mangiato, non resta che guardare gli altri pranzare. Lo sguardo si allunga sul mio corpo svestito, che si specchia in tutta la sua evidente trasformazione. La pelle mostra ormai la sua stanchezza naturale, è sciupata, proprio come un abito tanto amato e tanto indossato da mostrare la bellezza dell'usura. Sono fortunata, me lo ripeto ogni giorno con sempre maggiore convinzione. Certo, devo fare i conti anche con questa stagione della vita, che mi sembra così ostile solo perché non corrisponde al mio sentire. Se dovessi dire l'età del mio cuore, sarebbe tutto molto più semplice. Ma lo specchio non sa mentire e ti getta addosso la verità, quella che sa tradurre qualsiasi essere umano in un eroe, se riesce ad accettarla. Il mio pensiero si avvolge al passato di una bimba guerriera, una lottatrice instancabile e senza paura, l'eroina dei miei sogni infantili. Sono nata in un piccolo paese in provincia di Ferrara, da una famiglia povera. Si faticava e si sudava intorno a me. L'atmosfera era comunque intrisa di genuinità e calore, nonostante tutto. Ad 11 anni sono rimasta orfana di padre. Ricordo che mi chiusi in camera e mi lasciai cadere sul mio lettino, posizione fetale, e piansi in silenzio e a lungo. Cosa ne sarebbe stato di noi e soprattutto di me? Non doveva passare molto tempo perché mi trovassi a vivere nella casa di una zia alla Spezia, che faceva la parrucchiera. Niente collegio per Alberta, forse sarebbe stato troppo oneroso. Tanto valeva che io incominciassi a darmi da fare per portare a casa qualche soldino e soprattutto imparassi un mestiere. La precedenza in quel momento veniva attribuita al sostentamento domestico. Io accettai, poi non che ne avessi scelta, perché allora mica si consultavano i figli per sapere cosa ne pensassero. Le decisioni le prendevano gli adulti e noi, in silenzio, entravamo nelle strade delle possibilità, a volte a testa china, altre meno. Dipendeva dal carattere, una cosa è certa, nel mio caso c'era ben poco da discutere. In realtà ci misi ben poco a capire che ero stata catapultata in una realtà niente male, mi piaceva vivere la Spezia in tutta la mia inconsapevolezza, dono dell'età adolescenziale, e con quella incoscienza propria dei giovani. Ricordo le pedalate verso una bottega per fare il mestiere del garzone. 12 anni e gli occhi spalancati sulla città. Sulle ragazze che indossavano abiti che allora potevano solo appartenere al mondo del sogno e delle favole. Avevo una vera e propria ossessione per le scarpe e per i rossetti appoggiati sulle labbra. Avrei voluto regalare alla mamma, che rimasta vedova a soli 40 anni, si era poi rassegnata ad una vita di sacrificio e sforzi rivolti a noi. La sera, prima di chiudere gli occhi, potevo quasi vederla vestita di rosa. Attraversava leggera, con l'odore di buono, le strade del nostro paesello. Le labbra rosse e le scarpe con un tacco elegante. Mi sentivo impotente e allo stesso tempo invasa dal desiderio di riscatto. Credo che la forza di costruire la vita che poi ho avuto me l'abbia data proprio il suo amore e il suo senso dell'altro. Ci sono genitori che insegnano con le parole, altri con la vita addosso. Mia madre apparteneva alla seconda categoria. Lei è stata la mia forza e il mio coraggio. Ho solo 14 anni quando incomincio a lavorare nella prima bottega. Ricordo ancora che per una stanza, quella a cui avrei iniziato a lavorare, pagavo 40.000 lire all'anno. Per scaldare l'acqua usavo un fornellino, si miscelava l'acqua allo zucchero. Talvolta si poteva aggiungere anche la birra. Tutto sembrava appartenere
a un altro mondo, lontano, lontano. Eppure io sento ancora il rumore di quello spazio e gli odori e la fatica. Era la mia reggia. Mi sentivo nel luogo giusto, andava benissimo così, potevo incominciare la mia battaglia. Partivo presto la mattina con la mia bicicletta e quando veniva la neve, il gelo mi penetrava le ossa. Arrivavo bagnata e colma di freddo, accendevo la stufa e aspettavo che il sangue ritornasse a circolare, le mani rosso fuoco. Lavoravo ogni giorno della settimana, senza pause, senza riposo, ed è così che ho cominciato a mettere da parte i primi soldini. Forse oggi sembrerà strano da comprendere fino in fondo, la soddisfazione piena di un guadagno tutto mio. Il sorriso mi torna sulle labbra e mentre il ricordo di quei giorni riaffiora. Sempre davanti al mio specchio il sorriso si allarga e le lacrime rientrano. Primo regalo, un bagno vero, un bagno tutto mio. Ricordo la gioia di mamma, una gioia certo appena accennata. Non ci si poteva montare la testa, c'era ancora tanta strada da fare e la guerriera era solo all'inizio della sua battaglia. La mia sete di riscatto mi conduce oltre il limite. Partecipo a concorsi e riesco sempre ad emergere e a farmi notare. È brava quella ragazza, ci crede davvero nel suo lavoro, ha passione, è instancabile, non teme avversità. Questo si mormorava della giovane Alberta nel caffè del paese. Mi riempiva di orgoglio e alimentava sempre di più la mia ambizione a risalire, a sentirmi viva. Si illuminano gli occhi davanti a quello che nella giovane età di un adolescente, quella che ero allora, appare una grande costruzione che noi paesani chiamavamo, proprio per le proporzioni, il grattacielo. In questo nuovo spazio, che dava anche inizio ad una nuova concezione architettonica propria di quegli anni, ci sono anche grandi negozi con vetrine che mi sembrano uscire dal cappello di un mago in grado di leggermi dentro. Desideravo ingrandire la mia attività, avevo solo 17 anni e mi sembrava di poter calpestare il mondo intero. Niente mi faceva paura, dovevo osare, potevo farlo, non vedevo ostacoli. Davanti al mio specchio oggi c'è solo il ricordo di tanta forza e tanto coraggio, ma posso garantire che a volte, ancora oggi, riesce a tradursi in un farmaco molto efficace. Ed eccomi davanti al proprietario del grattacielo, Jack. Mi sembrava un gigante, una montagna in confronto a me. Eppure ero riuscita ad ottenere un incontro. Un uomo anziano seduto su una poltrona di valore con una tazzina di caffè caldo tra le mani consumate dalla vita. Ricordo il suo sguardo diffidente davanti a quella giovane donna che voleva affittare uno dei suoi immensi negozi. Per un attimo le parole si strozzano in gola, poi riesco a pronunciare un timido quanto vuole al mese? E lui, un glaciale e fermo, 1.000 lire. Resto pietrificata, annichilita, svuotata, ho un groviglio nello stomaco che vuole sciogliersi in lacrime. Corro lungo il corridoio ed esco dalla sua abitazione. Finalmente scoppio in un pianto liberatorio. Ho messo a tacere la mia ambizione e sono ritornata a lavorare nella mia bottega. Non volevo far trasparire a nessuno la mia delusione e così ho fatto, come se niente fosse accaduto. Poi un lunedì di mercato mi ritrovo davanti il vecchio uomo. Questa volta era stato lui a cercare me e mi invitava a passare nel primo pomeriggio a casa sua. Devo parlarti, ti aspetto alle 2:30. Sento ancora l'accelerazione del battito del cuore, mi sento ancora addosso il rossore delle guance. Di nuovo le speranze trovano alimento e io non esito un istante. Eccomi davanti a lui con quella umiltà, grande ed insostituibile, valore che mia madre aveva saputo donarmi semplicemente con l'esempio. Il negozio è tuo. Mi sono informato su te e sulla tua famiglia. Siete persone da bene e te la meriti una possibilità. Per il primo anno mi darai quello che puoi, poi vedremo. Resto immobile. Il tempo si ferma, l'incanto si traduce dentro nel grazie che usciva dalle mie labbra assieme alle lacrime, questa volta di gioia. Il mio primo salone, anche grazie all'aiuto di mio fratello e un sarto del mio paese, diventava vero, esisteva. Io entravo la mattina presto e lavoravo senza tregua, fino a sera tarda. Volevo dimostrare insieme che potevo ripagare la generosità di quel vecchio uomo e la fatica e il sudore di mia madre, ad aiutarmi, sempre la mia ambizione. Ed eccomi sui treni per raggiungere le grandi città, Milano, Londra.
Siamo alla fine degli anni 60, con una giovane donna piena di sogni, amore, passione ed energia da distribuire senza parsimonia. Ho conosciuto ed abitato sempre da protagonista il mondo e la vita. Ho conosciuto persone importanti, attori. Mi sono state fatte proposte interessanti per uscire dal paesello ed entrare nella vita di miti di quegli anni. Io amavo troppo la mamma e la mia famiglia e ho rifiutato, ma senza fatica. Inutile mentire, arrivati a un certo punto della vita, ma ho rinunciato ed oggi non ho alcun rimorso. Intanto, mentre mi trasformavo in una donna elegante e preziosa, si faceva sempre più chiara in me la consapevolezza che è cosa di pochi. Essere davvero dipendenti, una prerogativa dei forti, come mi ero sempre sentita io. Nello stesso tempo desideravo che nel mio labirinto entrasse anche un uomo e magari dei figli, moltiplicando di certo i rischi, le fatiche, i dolori, ma anche le gioie e le soddisfazioni. Dovevamo condurre bene il carro. Non è semplice e non è in discesa nemmeno questa impresa. È così che mi sposo e metto al mondo due figli, Andrea e Paola. Poi in mezzo a tanta gioia arriva il dolore della malattia, in tutta la sua maledetta imprevedibilità. Per 2 anni ho girato gli ospedali. Le diagnosi erano tutte differenti, fino a quando, dopo aver temuto il peggio, tutto si risolve nel migliore dei modi. E infatti sono sempre qui, davanti al mio specchio, a ricordare. Quell'inciampo mi aveva indebolita anche professionalmente, la mia assenza mi aveva demotivato le più fedeli clienti. Alberta la guerriera doveva ricominciare tutto da capo. Da quel giorno ho capito che avrei dovuto ancora aprire e chiudere tante porte e così ho fatto, andando anche incontro a prezzi alti, ma sempre sostenuta ed amata dal mio compagno di vita e il padre dei miei figli. Insieme abbiamo creduto ai nostri sogni e con perseveranza e fiducia l'uno nell'altra li abbiamo realizzati tutti. Mi ha aiutata a viaggiare, mi ha sostenuta quando desideravo crescere in formazione con corsi anche molto costosi. Quando desideravo uscire dal paese e aprire negozi a Ferrara o a Lido di Spina. E poi il grande desiderio di una casa tutta nostra, che avesse le nostre impronte, quelle della nostra fatica miscelata alla passione e all'amore. Abbiamo creato ambienti intimi e accoglienti. Il desiderio più grande era quello di poterla condividere con i nostri amici e che i nostri figli potessero avere il loro spazio per maturare le loro passioni. Non mi ero accorta negli anni che stavo trasmettendo anche a loro la bellezza del mio mestiere. Non ho mai pensato di lavare semplicemente i capelli e fare delle belle pieghe. Per me il salone, tutti quelli che ho aperto, era sempre il luogo della trasformazione, della sfida, della magia, dell'incanto, dell'ascolto profondo dell'altro. Vedere uscire le mie donne come desideravano essere, i loro sorrisi soddisfatti davanti allo specchio. Perché una brava parrucchiera lo vede subito se ha tradotto il disegno della sua cliente nel suo viso. Dentro i loro occhi c'è la verità. Il trucco è mettere passione sempre, senza avidità, senza risparmio, dare tutto di sé. Essere con lei fino a che non l'accompagni alla porta e le auguri una buona giornata. Tutto questo aveva incantato anche mio figlio, che infatti ha seguito le mie orme. La mia dolce ragazza invece ha scelto di fare l'estetista, non è andata tanto lontano nemmeno lei. Questo oggi mi fa capire quanto di me hanno annusato, in silenzio, senza rumore. Certamente anche vedere l'unione tra me e il padre ha aiutati. Siamo una bella famiglia, lo so, e di questo vado più di tutto fiera. Prima di lasciare questo specchio impietoso, voglio restituirmi una delle più significative esperienze della mia età di adulta, il viaggio in Africa. Avevamo azzardato, volevamo conoscere quel mondo, volevamo capire che cosa si intende quando si parla di Mal d'Africa. Fu un innamoramento totale che ci portò a decidere di tornare con una certa frequenza in quella terra al confine con la Tanzania. Ho stretto rapporti significativi con gli abitanti del luogo, ho aperto quella casa ad amici e conoscenti perché potessero anche loro capire che cosa ci aveva attirato in quella imprevista magia. Una natura straordinaria, amica e nemica allo stesso tempo, ma vicina, addosso nella sua incredibile e indicibile bellezza. Certo, avevamo questa volta perso il controllo, quello stesso che ci aveva guidato nella vita e ci aveva fatto diventare quello che eravamo. Avevamo entrambi capito che dovevamo allentare i freni, dovevamo lasciarci guidare dalla follia. Potevamo concederci questo viaggio e l'abbiamo fatto. Non è stato semplicemente un viaggio in realtà. Lo definirei piuttosto un vero e proprio cambiamento della visione del mondo, dello sguardo sulla vita. Ci
C'è un'Alberta prima dell'Africa e c'è un'Alberta dopo l'Africa. Non c'era nelle mie attese quello che quella terra, come per magia, ha voluto e saputo donarmi. Ho conosciuto la profondità e la grandezza della natura. Ho capito che per un africano parlare ad un albero o a Dio è la stessa identica cosa. Hanno una capacità di immaginare la composizione dell'universo che nella nostra cultura è stata ingoiata e sputata lontano, tanto da dimenticare. Il momento in cui la magia si mostra in tutti i suoi infiniti linguaggi è la notte. In quegli istanti capisci che in quel paese tutti sono sconosciuti per tutti. Come scrive bene Karen Blixen, siamo piccoli piccoli sotto un cielo immenso che ci abbraccia nella stessa identica misura, a prescindere. Gli africani hanno rafforzato il dono di mamma. Dai sempre qualcosa in cambio. Non dare la gentilezza per scontata. Ritieni la riconoscenza il valore più alto. Ama e dai sempre. E poi allarga le braccia e resta ad aspettare il dono della vita. Smettila di proteggerti da quello che non conosci, allontana la paura degli attacchi selvaggi ed imprevedibili, di quella belva invincibile che è il fato. Tieni stretto il tuo destino, chiudi a pugno la mano e amalo perché è tuo, ti appartiene, quindi comunque e sempre amico. Se progetti una vita bellissima, non può accadere niente di brutto. Adesso davanti allo specchio posso dire che è stato così vivere fino ad oggi. E che ricomincerei esattamente da dove sono partita. Adesso vorrei solo miele sulla lingua e vorrei amare questa mia nuova stagione perché adesso che indosso il vestito più bello, la mia vita, con inciampi e risalite tutta intera, posso amarmi al di là delle pieghe, delle rughe e dei segni su questo corpo che voglio amare per sempre.